Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Spunta un nuovo reato tra gli atti dell'inchiesta su Banca Tercas. Una truffa in danno agli azionisti, attuata direttamente dai dipendenti e dai dirigenti, di oltre 2 milioni e mezzo di euro. A oggi la Guardia di Finanza di Teramo ha recapitato 20 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Truffa in danno agli azionisti di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Spunta un nuovo reato tra gli atti dell'inchiesta su Banca Tercas, un'indagine che porta la firma del PM Irene Scordamaglia e che conta 20 indagati, alcuni già imputati nell'inchiesta sul crack Tercas. Tra questi anche l'ex direttore generale dell'Istituto di Credito Teramano, Antonio Di Matteo, e l'ex presidente del CDA, Lino Nisi. Gli indagati, questa volta, oltre a Nisi e Di Matteo, sono tutti direttori e dipendenti delle filiali Banca Tercas del capoluogo e della provincia. Ad oggi, la Guardia di Finanza di Teramo ha recapitato 20 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per la truffa ideata ed attuata da Banca Tercas nei confronti degli investitori, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Nel mirino le azioni proposte da Banca Tercas nel 2011, offerte dai dirigenti e dipendenti delle diverse filiali direttamente ai risparmiatori e ai clienti che intrattenevano con l'istituto un ordinario rapporto di conto corrente. Gli indagati avrebbero, con artifici e raggiri, proposto al cliente un investimento sicuro, con un rendimento annuo certo, mentre, invece, il prodotto finanziario venduto era in realtà senza scadenza e ad alto livello di rischiosità finanziaria. Operazione che procurava all'istituto di credito un ingiusto profitto, costituito dall'intero ammontare delle somme investite dai clienti, con pari danno al cliente che non percepiva alcun beneficio economico. Ennesimo episodio che coinvolge Banca Tercas, questa volta per truffa organizzata direttamente dai dirigenti e dai dipendenti, in danno agli azionisti per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Scardinato lo sportello Bancomat della Banca Tercas a Silvi nella notte, i ladri hanno portato via struttura e cassaforte, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, utilizzando un furgone con braccio gru, forse un carro attrezzi. Non ancora quantificato il bottino. Ai militari del reparto operativo del Comando Provinciale di Teramo, diretti dal Maggiore Massimiliano De Luca Speranza, sono arrivate inoltre denunce di almeno 9 furti in appartamento messi a segno in tutta la provincia. I ladri hanno agito a Teramo, nel centro storico e nelle frazioni di San Nicolò a Tordino e Villa Vomano, poi a Isola del Gran Sasso e a Morro d'Oro. In molti casi i malviventi sono entrati nelle case mentre i proprietari dormivano e hanno portato via denaro, preziosi e auto. E da domani al via gli incontri tra sindacati e lavoratori della TUA per discutere del nuovo contratto di secondo livello appena firmato, discussione che prelude al referendum confermativo. Il servizio è di Alfredo Primante. Il futuro della TUA, l'azienda unica del trasporto abruzzese, ora passa nelle mani dei lavoratori. Da domani 3 novembre CGL, CISL, UIL e FAESA CISAL, i sindacati che hanno siglato l'accordo con la Regione Abruzzo sull'armonizzazione dei contratti di secondo livello di GTM, ARPA e Sangritana, gireranno l'Abruzzo per spiegare i contenuti del nuovo contratto in vista del referendum confermativo sull'ipotesi contrattuale partorita pochi giorni fa dopo 7 mesi di contrattazione serrata. Ai lavoratori cosa direte? Ai lavoratori diciamo che noi abbiamo cercato di limitare al minimo anche i sacrifici, sia dal punto di vista dell'aumento di produttività, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Io voglio ricordare che il 50% dei lavoratori di TUA, stiamo parlando di circa 800 dipendenti, non avrà alcun tipo di penalizzazione dal punto di vista economico, e naturalmente stiamo parlando di quegli 800 dipendenti che hanno i redditi più bassi. Peraltro abbiamo cercato di garantire le stesse condizioni anche al personale giovane, al personale di nuova assunzione, che normalmente quando ci sono queste operazioni di ristrutturazione, accorpamenti di azienda, sono sempre quelli che pagano per prima. E a questi lavoratori verrà riconosciuto peraltro anche una parte del cosiddetto zainetto, che sarebbe fondamentalmente la retribuzione di provenienza delle tre aziende. Per i sindacati l'obiettivo è stato raggiunto: salvaguardare il più possibile i posti di lavoro esistenti, creando un'azienda unica in grado di andare sul mercato, ma che resti sotto la mano pubblica.
stiamo salvaguardando 1600 posti di lavoro, la certezza del posto di lavoro, la certezza dello stipendio e la certezza dell'azienda pubblica. Ai lavoratori dovrete spiegare soprattutto questo aspetto, poi ci saranno anche però nuove assunzioni annunciate dall'azienda, ma anche qualche esubero. Ma sicuramente sì, allora innanzitutto per quanto riguarda l'esercizio, cioè gli autisti già ne hanno assunti 30, ne dovranno assumere altri 20, forse 30 entro la fine dell'anno perché c'è un'esigenza reale. Nella manutenzione, reinternalizzando i lavori, dobbiamo fare il concorso anche per l'officina gomma, perché dovremmo creare un'officina adatta all'altezza di questa azienda qui a Pescara. Sugli amministrativi, come diceva prima, ci potrebbe essere qualche sorpresa, ma anche lì stiamo ragionando che qualche amministrativo può andare a fare le verifiche perché c'è un'evasione tariffaria enorme e quindi va a fare le verifiche, già 4 già hanno dato l'assenso. Vedremo di organizzarci appunto con questo osservatorio regionale. Abbiamo bloccato lo straordinario negli amministrativi, quindi c'è la banca ore, sempre autorizzato dal preposto. Ci stiamo organizzando. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, torna sulle ipotesi allo studio del governo del taglio delle prefetture di Chieti e Teramo. Il primo cittadino tornerà ad incontrare il ministro dell'Interno Alfano per trovare una soluzione alternativa. Ascoltiamo. Io non credo che il governo voglia andare avanti. C'è questo disegno che è nella mente del Premier Renzi, che è quello di sopprimere prefetture e sovrintendenze, ma fare le riforme è giusto, fare le riforme senza farle con il territorio è un grande e grave errore. Il ministro Alfano ci ha assicurato che il provvedimento per ora sarà congelato e sarà congelato in attesa di sapere dai territori, quindi dai comuni, dalle regioni, qual è la soluzione migliore da dare al nuovo assetto istituzionale e anche della rappresentanza degli uffici periferici dello Stato. Togliere le prefetture vuol dire togliere lo Stato dal territorio, togliere le prefetture quando non ci sono i criteri oggettivi perché ciò avvenga, come nel caso di Chieti, vuol dire soprattutto fare un grave danno e soprattutto rompere una filiera di fiducia nei confronti delle istituzioni. Lei si incontrerà nuovamente con il ministro Alfano, cosa gli dirà, qual è la proposta che porterà? Guardi, io già l'ho sentito sabato mattina, il ministro Alfano, lo incontrerò ancora in settimana, la linea resta quella di congelare il provvedimento così come era stato predisposto dagli uffici e andare ad una nuova visione amministrativa della riorganizzazione degli accorpamenti delle prefetture. In questo io ho fiducia che il governo comprenderà che non sempre quello che sulla carta per un ragioniere appare essere la quadra di un numero, poi nella realtà territoriale avviene. Protesta dei lavoratori dell'azienda speciale Maiella e Morrone stamani davanti alla sede della regione Abruzzo a Pescara. I manifestanti, alcune decine, dopo aver occupato per una settimana il comune di Manoppello, tra cori e striscioni, sono tornati a chiedere certezze sulle sorti dell'azienda e dei 63 dipendenti senza stipendio da 11 mesi. Contestualmente negli uffici della regione si è svolto un incontro convocato dal governatore Luciano D'Alfonso, cui hanno preso parte, oltre al presidente della giunta, gli assessori regionali Marinella Sclocco e Donato Di Matteo, l'amministratore unico, il legale dell'azienda e il presidente della conferenza dei sindaci. Ascoltiamo nel servizio una delle lavoratrici del consorzio. Ufficiosamente abbiamo saputo che la regione ci darà i 210.000 euro, ma questa era una promessa e sapevamo che sarebbe accaduto. Al momento non sappiamo nulla di nuovo dei 3-4 stipendi promessi. Noi ci aspettiamo e vogliamo assolutamente che qualcuno sia scritto oppure scenda dei responsabili della politica della regione a darci un chiarimento di quella che è la soluzione per i dipendenti della Maiella Morrone. Siamo stanchi e veramente stanchi di questa situazione e nello stesso tempo della politica, che si comporta in un modo veramente lontano dai cittadini, dai dipendenti, dalle persone che lavorano nel sociale e che tutti i giorni, anche oggi, stanno lavorando a fianco al disagio. E anche noi ci sentiamo in maniera veramente disagiata, con conti in banca scoperti, con situazioni familiari anche pesanti, siamo quasi tutte donne. Non è corretto e non è giusto che nessuno di loro, da Marinella Sclocco, ad Alfonso, a Di Matteo, a Mazzocca o chi per essi, scenda a darci una notizia ufficiale, però, ufficiale, non ufficiosa, di soluzione nei nostri stipendi. Che ci dicano 3-4, non è sufficiente, è un anno che lavoriamo e noi
abbiamo dimostrato la nostra passione per il nostro lavoro. Adesso vogliamo vedere la loro passione per il servizio ai cittadini. E sullo sviluppo del Gran Sasso si registra un nuovo scontro tra le associazioni ambientaliste che cantano vittoria dopo l'incontro con il vicepresidente della regione Lolli e il comitato referendario che chiede la revisione delle aree protette per consentire la realizzazione di nuovi impianti. Giorgio Alessandri. Regna il caos sul futuro e lo sviluppo del Gran Sasso. Nei giorni scorsi gli ambientalisti, che si oppongono agli interventi da 40 milioni sugli impianti e le strutture in quota, hanno esultato affermando, senza mezzi termini, che la nuova seggiovia non sarebbe mai stata realizzata, che si sarebbe solamente proceduto alla sostituzione delle fonti nella posizione in cui si trovano ora e che i confini dell'area del parco non sarebbero stati toccati. Un ottimismo seguito ad un incontro avuto con il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che secondo le associazioni avrebbe fornito rassicurazioni e garantito il rispetto delle richieste avanzate in più occasioni, ovvero di stornare i fondi su opere meno impattanti. Lo stesso Lolli ha poi precisato che qualsiasi tipo di opera futura dovrà essere compatibile con le prescrizioni previste nel piano d'area, che oltre alle seggiovie Fontani e Montecristo parla di valorizzazione della rete senteristica e dei rifugi con risorse regionali, sviluppo del distretto turistico montano del Gran Sasso con i suoi borghi, rilancio dell'economia turistica locale e dei piccoli comuni del cratere sismico, interventi sull'impiantistica sportiva e altre belle cose di cui però si parla da anni nel capoluogo. Parole, quelle degli ambientalisti e Lolli, che hanno provocato una levata di scudi da parte dei componenti del comitato referendario, nato di recente, che punta ad arrivare a una consultazione popolare per rivedere i confini del parco e utilizzare 40 milioni per nuove strutture, in grado di rendere competitivo il comprensorio di Campo Imperatore con i bacini sciistici più blasonati. Una sorta di guerra di trincea in cui in mezzo c'è sempre il Gran Sasso, con la stagione sciistica ormai alle porte, sul Corno Grande è già arrivata la prima spolverata di neve, ma che rimane in una condizione di semiabbandono, con il bar e i punti di ristoro ancora senza un gestore e con una privatizzazione annunciata da mesi che puntualmente viene rinviata perché nessuno finora ha risposto al bando per poter prendere in gestione albergo e impianti di risalita. Torniamo alla cronaca con una notizia appena arrivata in redazione. Un sottufficiale dei carabinieri in congedo è stato ferito nella notte da un colpo di fucile a Magliano dei Marsi, provincia di L'Aquila. L'uomo ha aperto il portone di casa contro il quale poco prima qualcuno aveva lanciato due bottiglie incendiarie quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Ora ricoverato in ospedale, indagano i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. E cambiamo decisamente argomento, tante persone in questi giorni hanno ricordato i propri cari nei cimiteri abruzzesi per le ricorrenze del primo e di oggi, 2 novembre. Nonostante la crisi, nessuno ha rinunciato a lasciare un fiore sulle tombe di parenti e amici. Vediamo il servizio. Ricordare una persona cara, un parente o un amico, con un fiore e una piccola preghiera nei giorni di ogni santi e della commemorazione dei defunti è un rituale entrato nel DNA di ognuno di noi. Una tradizione che si è rinnovata anche nei cimiteri abruzzesi, dove migliaia hanno provato a allineare il dolore di una perdita di affetti che rimane tatuato sul cuore come una cicatrice indelebile. Una ferita che, però, andrebbe curata anche in altri periodi dell'anno e non solamente nelle giornate del 1 e 2 novembre. Ma è una settimana che è sempre pieno il cimitero e devo dire che quest'anno è stato molto ordinato e il tempo ci ha assistito, ma a questa festa ci accostiamo un po' col silenzio tutti quanti, non vedo che gente che parla, che discute di altro, ma vedo che è molto riflessiva in questo momento e pensa proprio da una preghiera a questi defunti, ai loro cari, e vedo che è molto bello questo, perché altrimenti gli altri giorni vedi un po' di bailamme, confusione, altre cose, invece questa volta, non lo so, la gente comincia a credere che alla morte se ci deve pensare. Nessuno poi rinuncia a posare un fiore sulla tomba dei propri cari, magari spendendo qualcosa in meno rispetto agli altri anni, anche se i prezzi, giura chi vende, sono rimasti invariati rispetto al passato. Il numero della gente è sempre quella, però spende di meno. Magari invece di comprarne 10, ne compra 2 e va a cimitero lo stesso. Facciamo un esempio, quanto spendono al massimo la cifra? 10 euro, tra i 10 e i 15 euro.
Il fiore più venduto è sempre, diciamo, quello legato alla ricorrenza? No. Quello, il crisantemo, mano a mano va scemando, va indietro. Mettono rose, orchidee, lilium, girasoli. Prezzi invariati, la gente quanto è disposta a spendere in media per questa ricorrenza, i vostri clienti? No, meno degli altri anni sicuramente. Una cifra, facciamo un esempio? Una decina d'euro. 15, 20, poi dipende se anche chi di più, chi di meno. Voi non avete aumentato i prezzi? Prezzi come tutto l'anno. E torniamo alla politica. Il centrodestra pescarese rivendica la paternità delle scelte sui lavori pubblici per risolvere il problema allagamenti. Il centrodestra pescarese rivendica, insomma, la paternità della risoluzione dei problemi allagamento nella zona di Porta Nuova. Beh sì, è evidente che c'è da parte nostra il desiderio di rivendicare quella che fu una scelta strategicamente rilevante, probabilmente per due delle opere più importanti che siano state mai realizzate in questa città negli ultimi 20 anni. Parliamo della risoluzione di un problema annoso che ha assillato mezza città, gli allagamenti di Viale Pepe, zona stadio e non solo, allagamenti che non erano solo la conseguenza di piogge improvvise anche molto importanti, ma di una carenza infrastrutturale che la giunta Alboremascia, l'intero centrodestra pescarese, invece affrontò con l'incisività necessaria, con un intervento che è stato già completato, quello del collettore nella zona dello stadio, Viale Marconi, Via della Bonifica, e con l'altro intervento denominato DK15 che noi abbiamo riesumato grazie anche alla nuova governance dell'ACA. Voglio ricordare che l'ACA guida PD aveva creato buchi di bilancio e non realizzava opere. Quella a guida di uno stimatissimo professionista scelto in particolare dai comuni del centrodestra, tra questi il comune di Pescara, ha invece creato le condizioni per il risanamento di ACA e anche per il completamento di un'opera da 8 milioni di euro che si era bloccata alle porte di Pescara per mancanza di finanziamenti determinati dalla precedente governance dell'ATO e dell'ACA, che è l'azienda consortile acquedottistica che gestisce anche le reti per quanto riguarda il comune di Pescara. Nel foyer del teatro è stato presentato dal sindaco di Chieti di Primio il nuovo CDA della deputazione che gestisce il Marrucino. L'istituzione si prepara a diventare una fondazione e punta a consolidarsi economicamente per guardare al futuro con serenità. Vediamo. Avvocato Sicari, parte il nuovo corso del Teatro Marrucino, nuovo CDA, diceva il sindaco, non è più tempo di contributi pubblici, sarete costretti a lavorare con ristrettezze economiche rispetto al passato? Saremo costretti a lavorare con i soldi che la mano pubblica è in grado di offrire in ragione delle condizioni economiche dell'intero paese, della regione, del comune. Sono certo che fino a che non avremo fatto i passi necessari per la trasformazione e per la individuazione della migliore delle formule che possa condurre il privato ad attrarsi verso la cultura in maniera adeguata ai costi che la cultura deve affrontare, la mano pubblica sarà vicina e ci condurrà e ci sosterrà nella misura adeguata e necessaria. Il futuro è la fondazione? Io questo non lo so, nel senso che il futuro lo deve decidere in realtà la proprietaria del bene, che è il comune, ma l'affermazione, se si tratti di fondazione, di società o di altra formula giuridica, è un problema che va affrontato con serietà e, come ho detto prima nella conferenza stampa, credo che bisogna guardare a quelle che sono le esperienze che già sono in atto per trarre convincimenti che siano le esperienze migliori, ovvero se ci siano dei correttivi da apporre per trovare la migliore delle soluzioni alla scatola che si vorrà costruire in futuro. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara è partito ieri alla Volta di Milano per preparare al meglio il recupero di domani alle 18.30 a Novara. Con Campagnaro ancora indisponibile, il tecnico Oddo confermerà Fornasier al fianco di Zuparic. Probabile del turnover a centrocampo con due tra Selasi, Torreira e Bruno, pronti a far rifiatare Mandragora e Verre. Posto sicuro per l'uomo del momento, Gianluca Lapadula, in vetta alla classifica dei bomber assieme ad altri tre giocatori. Ascoltiamo. Lapadula, nuovo capocannoniere del campionato, Farias vantaggiato, quota 6, si staranno preoccupando.
No, sicuramente mi fa molto piacere la doppietta di oggi, la vetta dei marcatori, ma testa al campionato, oggi c'è stata... un dettaglio la vetta dei cannonieri? No, sicuramente mi riempie d'orgoglio, poi anche fare due gol a Kordaz per me è motivo d'orgoglio, che abbiamo giocato insieme. Del Nova Gorica. Esatto, per me è uno dei portieri più forti in cui abbiamo mai giocato, quindi vale doppio. Per oggi c'è stata una prestazione della squadra e mi ha messo due palle sia Caprari che Memusciai, veramente cioccolatini. 6 gol in 10 partite, questo coronamento anche di un inizio di campionato dell'intera squadra, e inizio migliore non poteva esserci per te e per la squadra. Bah, sinceramente penso che per me, per le occasioni che ho avuto, i legni che ho preso, 6 gol siano pure pochi per quello che ho visto io la domenica. Per la squadra sì, ma la squadra ha sempre fatto bene, anche quando mancava qualche risultato c'era sempre la mano del mister e si provava sempre a giocare, e questo è la base. Mi riempie d'orgoglio un complimento così da un mister che ha fatto la carriera che ha fatto, che conosciamo tutti, e ora testa al Novara. Testa al Novara contro un Novara che ha sfilato il colpaccio a Bari, meglio così il pareggio, era indifferente il risultato di Bari? A me sinceramente non interessa, noi andiamo avanti per la nostra strada. Ora secondo me non c'è neanche da pensare alla partita di stasera, io esco di qua e penso a Genovara. Sicuramente facendo la prima punta devo lavorare dei palloni un po' diversi dalla seconda, ecco. Quindi cambiano un po' il modo. Quindi sì, è normale che tocco più palloni sporchi, che ogni tanto la posso anche spizzare male o sbagliare, però io sono sempre sul pezzo, se sbaglio non mi interessa, devo ripartire a macinare. Virtus Lanciano d'orgoglio a Cesena, ma per i frentani poco da fare contro la nuova capolista della Serie B. Il commento alla partita dei due allenatori, Roberto D'Aversa e Massimo Drago. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi, perché bene o male la partita l'hanno tenuto in equilibrio fino al 2-0, creando comunque delle situazioni. Mi viene in mente quella palla di Dicecco che ha messo dietro per Mari Lungo, l'azione di Ferrari. Venire qui, ripeto, contro una squadra così forte e comunque creare delle situazioni da gol non è da tutti, e quindi devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Dall'altra parte però, lì dove si ha di fronte anche una squadra magari con potenziale tecnico maggiore, e ci vuole ancora più determinazione nel cercare di sfruttare quelle situazioni in cui veniamo a creare, e soprattutto più cattiveria anche nel concedere un gol come quello che è successo a Perico, perché lì sulla voglia che ci ha messo il giocatore nel far gol sicuramente è stata diversa dalle nostre situazioni. E noi a tratti secondo me siamo stati devastanti, però sapevamo che nel secondo tempo c'era il loro ritorno, però siamo stati bravi a chiudergli tutti gli spazi, poi quando c'è stata l'opportunità siamo andati sul 2-0, avremmo potuto fare già inizialmente il gol con Ciano, magari su quell'episodio. A volte si parla di episodi, no? Che mi si dice il Lanciano poteva pareggiare, ma noi potevamo far subito gol e magari sarebbe stata un'altra partita, però non mi va di guardare agli episodi o ai sei, ma che nel calcio non esistono. Guardo la prestazione della mia squadra, dei miei ragazzi che sono stati ancora una volta eccezionali. Andiamo in Lega Pro, il primo gol in maglia biancorossa di Lenoci vale un punto per il Teramo, che nel finale riesce ad agguantare la Carrarese, punto pesante anche a causa delle difficoltà offensive riscontrate nella gara dello Stadio dei Marmi. Andrea Costantini. Il Teramo esce indenne dalla trasferta di Carrara e nel finale rimonta e porta a casa l'1-1 con il primo centro stagionale in biancorosso di Giuseppe Lenoci. Dopo essere rimasti a secco nelle prime tre trasferte, i biancorossi mettono in cascina 4 punti nelle partite di Sant'Arcangelo e Carrara, e il bottino può considerarsi lusinghiero, considerate le difficoltà avute allo Stadio dei Marmi nel fare breccia nella munita retroguardia puana, almeno fino alla solita giocata risolutiva di Petrella. Dopo la squalifica, Amadio riprende il suo posto in mediana, e l'unica novità varata dal tecnico Vivarini rispetto all'11 di mercoledì scorso. Carrarese priva degli squalificati Gnaure e Alassan, Erpen e Gherardi sostengono Infantino. Novità Pedone in mediana, e proprio Alex Pedone poco prima del quarto d'ora sblocca il risultato sfruttando la solita amnesia del Teramo di questo inizio stagione. Pedone raccoglie la respinta di Moreo e va dentro indisturbato tra le belle statuine biancorosse, per poi concludere sotto le gambe del portiere Tonti. 1-0 e gara subito in salita per il
il diavolo che fa fatica a reagire. Alla mezz'ora Calvano è costretto a lasciare la contesa per un problema muscolare e Vivarini non ci pensa su, puntando sul modulo che sembra l'alternativa tattica prossima a essere definitivamente sdoganata. 3-4-3 con l'ingresso di Da Silva. Petrella e il brasiliano dunque ai fianchi di Moreo. Ma le iniziative biancorosse sono sterili e l'unica palla gol arriva al 39esimo con il triangolo Scipioni-Moreo-Scipioni, tempestiva l'uscita di Notti sull'esterno biancorosso. Nel secondo tempo Carrarese al tiro con l'argentino Arpen all'ottavo, pochi minuti prima che lo stesso argentino lasci il campo a Giasi, mentre al 12esimo si fa notare Infantino che chiama l'intervento Tonti. La partita continua a riservare pochi spunti di cronaca con il Teramo che continua a esercitare la pressione. Vivarini tenta il tutto per tutto con le noci al posto di Dorazio, Teramo iper offensivo ma che trema al 31esimo per l'iniziativa dell'ex pescarese Dettori, il cui tiro cross è deviato sul palo da Tonti. A 6 minuti dal termine però il solito Petrella a togliere le castagne dal fuoco, scatto bruciante fra Dettori e Barlocco, Berardocco si fa tradire dalla foga e abbatte il folletto di Prato La Peligna. Capone di Palermo non può che indicare il dischetto, dagli 11 metri c'è il destro saettante all'incrocio di Lenoci che fissa la definitiva parità. Al 90esimo Carrarese in 10 per l'espulsione di Gerbaudo che rimedia due cartellini gialli in 15 minuti, ma il risultato non cambia, finisce 1-1 e per il Teramo è un pareggio che pesa. Partenza di gara in salita per l'Aquila che ieri al Fattori non è riuscita a bissare la vittoria sulla Carrarese e si è dovuta accontentare di un 1-1 di rimonta sul Sant'Arcangelo. La buona notizia è il ritorno al gol del centravanti Perna. Gianmarco Menga. Due punti persi o uno guadagnato? È il dilemma che si porta a casa l'Aquila dopo l'1-1 rimediato al Fattori nello scontro salvezza con il Sant'Arcangelo. Un match subito in salita per gli aquilani, a causa dell'ennesimo errore individuale che già altre volte aveva portato allo svantaggio nella prima mezz'ora di gara. A differenza delle sfide con Pontedera e Savona, gli aquilani di Perrone sono però riusciti a raddrizzare la contesa già a fine prima frazione, grazie alla prodezza di Raffaele Perna, che racconta così la rovesciata dell'1-1. No, è stata una cosa istintiva che mi è venuta così da fare, ogni tanto ci provo anche in allenamento e oggi è andata bene, sono contento. Perna parte titolare e sfrutta al meglio la sua chance a causa dell'assenza del capitano De Souza per influenza. Per il resto confermato in blocco il 4-4-1-1 di una settimana fa, con l'unica novità sulla fascia difensiva di destra dove Bigoni sostituisce Sanni. La doccia gelata al Fattori arriva già al quarto minuto. Rossi ruba palla e sfonda sulla sinistra. Il cross non è irresistibile ma Zandrini interviene maldestramente di pugni. Il pallone carambola sul piatto destro di Margiotta che fa 1-0 Sant'Arcangelo. L'Aquila prova a reagire qualche minuto più tardi con San Domenico, rasoiata a salve, intercettata da Nardi che respinge sui piedi di San Domenico che conclude stavolta sull'esterno della rete. 15esimo minuto, Ceccarelli va via in bello stile su Ilari e conclude a giro di sinistro, fuori non di molto. Al 20esimo ghiotta chance per il pareggio, Perna, servizio facile per Ceccarelli, il destro non è il suo piede e si vede, palla in braccio a Nardi. Al 40esimo però la pressione dell'Aquila porta al meritato pareggio. D'azione d'angolo il colosso Maccarrone fa da torre per Perna, rovesciata ad altissima fattura che si insacca sotto la traversa. 1-1 e primo gol in campionato alla prima da titolare per Raffaele Perna. Grande soddisfazione e riscatto personale per l'attaccante campano che era stato ampiamente criticato e sul piede di partenza per tutto il mercato estivo. Perna che poi nella ripresa avrà due chance per completare la giornata perfetta. Prima ci prova con questa rasoiata in diagonale che fa la barba al palo alla sinistra di Nardi. Quindi al 69esimo approfitta di un errore difensivo e tenta di superare il lob il portiere ospite. Ancora l'Aquila che nella ripresa è costantemente nella metà campo del Sant'Arcangelo. D'azione d'angolo incornata ancora di Maccarrone sulla linea, si salva la difesa romagnola. Ultimo brivido al 40esimo della ripresa, annullato il gol a Palmieri per un presunto fallo di mano. 1-1 dunque il finale alla Fattori, ma in sala stampa il tecnico rossoblu Carlo Perrone mastica amaro per i due punti persi.
Andiamo in Serie D sul palcoscenico che ha deliziato lo scorso anno un Vittorio Esposito in vena di prodezze, conferma la legge dell'ex e con una doppietta affonda il Chieti. Per i neroverdi si materializza contro il Matelica la prima sconfitta stagionale all'Angelini. Il servizio è di Valeriano De Angelis. Il primo sole novembrino ritira l'umidità del manto erboso dell'Angelini che si presenta disconnesso ma pronto per carburare l'agonismo della gara Chieti-Matelica a cui fanno da cornice più di 1000 spettatori compresa la rappresentanza dei tifosi biancorossi. L'attaccante neroverde Di Nardo parte dalla panchina, tra i marchigiani due gli ex Alessandro Borgese e Vittorio Esposito che al 12° sfodera uno dei suoi numeri tecnici superando la difesa avversaria che chiude la pericolosa velleità dell'attaccante con l'estremo neroverde Fatone, bravo a chiudere lo specchio della propria porta e far ripartire in contropiede la squadra di Ronci che in velocità mette in forte imbarazzo la retroguardia biancorossa che a stento tiene a bada Dos Santos, poco fortunato nella conclusione a rete. L'azione pressante dei padroni di casa è incessante, al 19° prima l'inesauribile Del Grosso traversa per Dos Santos che di testa mira alto e poi ancora il capocannoniere Teatino è bravo a sfuggire all'avversario ma nulla può sull'anticipo di Nobili. L'assetto tattico del Matelica è prudente ma non difensivo e si vede perché gli ospiti non si risparmiano, tirano fuori le qualità tecniche e chi meglio di Bondi al 29° può di nuovo recare apprensione in area neroverde dove Fatone compie un autentico miracolo. Ci si diverte sugli spalti e si incita rumorosamente compresa la tifoseria marchigiana che stringe i denti quando l'estremo Nobili bisticcia con se stesso ma recupera la meno peggio su Dos Santos. Al 41° rischia il Chieti sulla minaccia offensiva di Picci che fa gridare alla rete del vantaggio. Meritata pausa per tutti al dolce buffet della sala stampa e si riparte con la seconda frazione di gioco senza variazioni in campo. Abruzzesi che nel giro di 4 minuti guadagnano due calci d'angolo ma senza conclusione a rete che arriva alla prima incursione dei marchigiani. Veloci nell'allargare la manovra sostenuta dal preciso suggerimento di Bondi per Vittorio Esposito che da galante ex si congratula con il cuore. Al 15° sta filata pregevole di Massimo che sibila sulla traversa di Nobili. Ronci chiede determinazione ad Antonio Di Nardo e Roberto Esposito che hanno rilevato Suriano e Del Grosso, ma il Chieti adesso fatica a lanciare gli esterni sia per le precarie condizioni del terreno di gioco che per non riuscire a neutralizzare le individualità e gli spunti offensivi dei biancorossi che raddoppiano ancora con Vittorio Esposito, bravo nel mandare in frantumi la difesa dei neroverdi che forse accusano. Sta di fatto che vengono meno l'attenzione o la concentrazione e Dos Santos vanifica l'opportunità di dimezzare lo svantaggio con un calcio di rigore neutralizzato da Nobili. L'allenatore ospite decide di amministrare il gioco, chiama Vittorio Esposito. Applausi per l'ex dagli sportivi teatini che non assaporano la consolazione della rete di Di Nardo che viene annullata. 4 minuti di recupero e nulla cambia. Marchigiani sugli scudi, ma già da domenica si riparte con il conforto della tifoseria teatina che avrebbe gustato il dolcetto, ma il Matelica ha interpretato bene la festa con un gustoso scherzetto. Non finisce di stupire il San Nicolò che smette i panni dell'outsider, si conferma un'importante forza del girone F di Serie D. In quello che era il match di cartello della 10ª giornata, la squadra di Epifani ha asfaltato la corazzata Fano per 5-1. Jacopo Forcella. Il San Nicolò apre la mano e mostra le 5 dita al Fano in quello che era l'esame di maturità per la squadra di Massimo Epifani. 5 gol è una prestazione da incorniciare, nulla da dire. Marchigiani annichiliti e la sensazione che siamo di fronte ad un vero e proprio nuovo fenomeno calcistico. Vendicata anche la sconfitta dello scorso anno ai playoff, proprio contro il Granata e proprio con lo stesso punteggio. Ma questa è un'altra storia. Alessandrini è senza Borrelli, Epifani invece conferma la coppia centrale di difesa, Brighi Rapino e non sbagliare.
sbaglierà, perché i biancazzurri entrano in campo con la fame di una vera big del campionato e al settimo sono già avanti. La percussione di Mozzoni sulla sinistra crea la superiorità numerica. La sua conclusione è ribattuta dalla difesa fanese, non quella della corrente Lino Petronio, che scarica le spalle di Ginestra e il gol dell'1-0. La squadra di Epifani è scatenata, gioca un gran calcio e raddoppio al tredicesimo. Arriva come logica conseguenza di una superiorità netta. Il traversone di Merlonghi scavalca Margherita, ma sul secondo palo è calamitato da Massetti, che ha il tempo di prendere la mira e fulminare col diagonale destro la difesa granata. C'è una sola squadra in campo, il piazzato ancora di Merlonghi, minuto 22, trova la spizzata di Margherita, Ginestra immobile, ma la palla sfiora il montante della porta marchigiana. Il Fano prova a mettere la testa fuori dal guscio, ma le proteste a cavallo del 36esimo minuto sono solo l'antipasto al Tris, che arriva sull'altro fronte. Merlonghi, sempre lui, pennella in area per la torsione aerea di Casolla. Ginestra si distende più che può, ma riesce solo a raccogliere il terzo pallone dal fondo della sua porta. I padroni di casa sono anche padroni del gioco. Vedere per credere l'azione del 44esimo. Tutta in velocità, a liberare la sventola di Mozzoni in proiezione offensiva, che chiude la prima frazione. Alessandrini inserisce nell'intervallo buongiorno per Lunardini, ma la punta dopo 4 giri di lancette affossa in area Rapino. Gualtieri non ha dubbi e decreta il rigore, che Margherita trasforma per la punta, ottavo centro in stagione e partita ancora più in cassaforte. E poco cambia che dopo altri 60 secondi Gucci, forse in offside, con la punta del piede destro beffi calore per la rete che porta una gara emozionante sul 4-1. L'ex Maurizio Chiacchiarelli prova a suonare la carica, ma rimedia solo il giallo dopo il contatto in area con Mozzoni. Di altro colore, rosso, quello che rimedia invece è il capitano fanese Nodari al 65esimo, dopo un duro fallo da Tergo su Merlonghi. Gara che a questo punto ha poco altro ancora da dire. Bello l'applauso del pubblico di Fede San Nicolò, rivolto proprio a Maurizio Chiacchiarelli, che ricambia e a tempo quasi scaduto per l'azione personale di Mozzoni, che conclude col sinistro, che vale il 5-1 finale. Un risultato che ci sta, soprattutto perché alla vigilia si pensava ad una partita tra due big che puntano al salto di categoria, ma dopo i 90 minuti di oggi, di formazione pronta per la Lega Pro, c'è solo il San Nicolò. E l'Avezzano non riesce invece a riscattare la bruciante sconfitta di Matelica e viene fermato sull'1-1 al Dei Marsi dalla Vis Pesaro. Il servizio di Paolo Renzetti. Un Avezzano meno brillante del solito deve accontentarsi al Dei Marsi della divisione della Posta al cospetto di una bella Vis Pesaro che ha reso la vita difficile ai ragazzi di Lucarelli, che hanno mostrato una manovra farraginosa e confusa. Appannato anche il neo-juventino Alessio Di Massimo, che ha giocato la sua terz'ultima gara con i marsicani prima di trasferirsi in Piemonte per intraprendere la sua affascinante avventura calcistica con la vecchia signora. L'Avezzano inizia con il piede sull'acceleratore, al secondo Sassarini prende la mira dai 20 metri e impegna centralmente celato. I ragazzi di Lucarelli fanno subito capire le proprie intenzioni e il terzo è Bittaie in area a sparare alto. Il canovaccio della gara sembra definito, con i biancoverdi a fare la gara e i marchigiani a difendersi. Poi però le cose pian piano cambieranno, con la squadra ospite ad offrire buone trame di gioco. All'11esimo infatti Labriola, sugli sviluppi di una punizione, colpisce di testa sfiorando il montante. L'Avezzano spinge soprattutto sulla destra con l'attivissimo Bittaie, ma ai locali manca sempre l'ultimo tocco in area ospite. Al 28esimo ci prova così Bisegna dalla distanza, ma la sua conclusione è centrale e non crea problemi a Celato. Alla mezz'ora Bittaie riceve palla in area, supera anche Celato, ma poi è costretto ad allargarsi prima di effettuare un tiro cross con l'intervento prima della linea di porta di Labriola, che salva di testa. Passa appena un minuto e la Vis ha due occasioni ravvicinate sugli sviluppi di un angolo di Ridolfi per passare, ma sul colpo di testa di Falomi salva sulla linea Menna e poi ancora un difensore avezzanese a respingere sempre davanti la linea di porta la conclusione di Falomi e Labriola. E il prologo al vantaggio pesarese con Giorno, che dai 25 metri fa secco il portiere Davino. Palla a centro ed ecco il pari avezzanese con Bittaie, che in area questa volta non sbaglia, rimettendo la gara in parità. Nella ripresa al secondo Falomi solo in area si divora il 2-1. Al decimo ancora Vis pericolosa con Labriola, a cui si oppone Davino. Al 13esimo è la volta di Ioannisci, che su punizione chiama l'estremo avezzanese alla respinta con i pugni. Al 21esimo si vede finalmente l'Avezzano con Bisegna, che in area in mezza rovesciata chiama Celato al salvataggio in calcio d'angolo. La squadra di casa è meno appariscente delle altre occasioni e di rado riesce ad avvicinarsi dalle parti di Celato, e così tocca ancora una volta a Bisegna riprovarci su punizione.
punizione con il pallone che però non inquadra lo specchio della porta. Si arriva così al finale quando al 47esimo di Genova sfiora il montante a conferma di un pomeriggio non proprio luminoso per la sua squadra. Lucarelli oggi non... È tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.